Sono Rocco Brasi. Nel parchetto spaccio cocaina. Naccio culo, mannaccia cartarella. Aneddoto su Truce Baldazzi. Giusto. Nel 2011, quando sono sbarcato al liceo, iniziai ad andare nelle discoteche. E andavo regolarmente al Link a Bologna. Prima andavo nei centri sociali, birre calde, eccetera. Bicchiere di vino a 50 centesimi. Andai più volte al Link, questo locale di Bologna, ma non pagavo mai, io non pagavo mai. Intrufolavo sempre, perché il Link costava 15 euro, tipo, 10-15 euro. E più volte ho scavalcato, c'è questa staccionata tutta attorno al Link, che è tipo zona pilastro di Bologna, e c'è tutta sta barriera che confinava con delle capre, mi ricordo. Ero davvero giovine, avevo 14 anni, e scavalcavo, ma succedeva ogni settimana, perché aveva le serate più fighe. Quindi, non, cioè, sconsiglio di scavalcare alle serate, però è quello che ho sempre fatto. E una volta ho scavalcato con un mio amico e ci siamo trovati. Solitamente scavalchi, entri sul retro, apri una porta qualsiasi, ti trovi dentro la pista in qualsiasi discoteca. Questa volta ho scavalcato, ho attraversato un parcheggio, ho aperto una porta e mi sono trovato davanti a Truce Baldazzi, perché a quanto pare quella sera suonava Truce Baldazzi. E questo è quanto. Scioccante. E chiusi la porta e aprii la porta a fianco e mi trovai dentro al la sala da ballo. Un'altra volta ho scavalcato, mi sono tagliato tutto perché c'era un filo spinato. Vengo approcciato a me e un mio amico da una guardia e gli ho detto: quanto vuoi? E lui ha detto: quanto hai? Gli ho detto: 5 euro. E ho corrotto una persona. Non era mai successo nella mia vita di corrompere una persona. E corruppi una guardia con 5 euro. Emozionante. Questo è quanto. Questa è la mia esperienza in discoteca. Truce Baldazzi fu emozionante vederlo suonare dal vivo. Aspetta che mi è venuto in mente che ho una foto del giorno in cui beccai, poi Truce Baldazzi. Fa ridere, perché un tempo si andava in discoteca anche solo per essere fotografati dalla persona, cioè dal fotografo che, ma forse un tempo, fino a un anno fa, cioè almeno mi ricordo che tutto girava attorno all'essere taggati nelle foto su Facebook. E io non chiedevo ai fotografi di farmi le foto, ma quella sera lì una mia amica faceva la fotografa. Quindi c'è una foto che dimostra quanto piccolo fossi in discoteca. Non so, infatti non mi avrebbero fatto entrare anche se avessi pagato il biglietto, perché non avevo una faccia da... Intanto non potevo entrare probabilmente a 14 anni io. Ok, è ora di... dato che non trovo una foto, la foto che mi ricordo benissimo, mi era stata scattata, si sarà cancellata. Ovviamente sì, diciamo che... io per esempio seguo anche il capo dei freebooter, Rocco Braz, perché lui più celebre di Omeatol ormai. Però è vero, mi spiace, perché cioè, io ti capisco, posso immaginare, però alla fine se quel giorno